Nessun artista ha saputo plasmare la Roma del XVII secolo più di Gian Lorenzo Bernini. Lo storico dell'arte, Ervin Lavin, a cui è dedicata la mostra qui raccontata, sostiene che nella Galleria Borghese si assiste alla collisione tra due stelle di primaria grandezza. Che cosa vuole Gian Lorenzo Bernini già a 17 anni? La multiformità e la verità della natura. Bernini e la Galleria Borghese. Tra le mura che ascoltarono la voce di Gian Lorenzo e i volti che videro l'artista muoversi al fianco del suo protettore Scipione. L'uomo di quella nuova era della cultura europea che chiamiamo barocco e l'edificio che fu il precursore dei moderni musei. La mostra qui raccontata è un grande capitolo della meravigliosa storia iniziata 4 secoli fa, con un bambino che giocava a scolpire nella bottega del padre e diventò uno dei più grandi maestri dell'umanità. Iniziai scolpendo satiri e ninfe. Solo crescendo ne ho letto l'anima. Chi beata, chi dannata. È forse già scritto il nostro destino?